Buona Pasqua a tutti ed esultiamo. Perché? Perché il giorno di Pasqua è il giorno per eccellenza, è il giorno salvifico, è il giorno della gioia, della speranza che ritorna e che viene a sconfiggere il tormento che consegue al fatto di dire la mia vita non cambia, i giochi sono fatti, io sono condannato. E no, la Pasqua è il giorno in cui il Signore ci fa risorgere. È un giorno incredibile. Io vorrei parlare del risorto. Leggiamo intanto il Vangelo, che è quello di Giovanni, capitolo 20, versetti 1-9. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro ed osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Ecco qui. Gesù, dopo la passione e la morte, risorge. Questa parola è fondamentale, è importante se vogliamo capire la Pasqua. La morte viene vinta. Il Signore trionfa sulla morte. E cerchiamo di capire bene una cosa. Quanto dice San Paolo? Se il Signore non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Vana è la risurrezione, ciò che distingue la religione cristiana da tutte le altre religioni. Un Dio che scende sulla terra, inaudito. Cristo era Dio, seconda persona della Santissima Trinità. Scende sulla terra, sta con noi 33 anni, vive con noi e ci insegna come vivere, perché noi non sappiamo vivere, o meglio, noi vogliamo vivere come ci pare, senza tener conto di metodologie, senza tener conto di una verità, perché siamo fondamentalmente infedeli e anarchici. Le regole ci stanno strette. Ed allora il Signore Gesù viene a dirci: io so che tu vuoi essere contento, io so che tu desideri essere felici, ma la felicità non è la felicità tipica del mondo di oggi, una felicità, diciamo, che punta su tre parole: sesso, soldi e successo. Ma la felicità di cui parla il Cristo è il senso della vita. Io voglio, scelgo di vivere in questo modo perché è il modo migliore di vivere, è lo stile di vita che io voglio assumere.
tanti sono gli stili di vita e quello che ci ha insegnato il Signore è vigente per noi e per gli altri. Ecco che cos'è la Pasqua, la risurrezione, risorgere, risorto, tre parole. Risorgere un verbo, risurrezione un nome e risorto è un participio passato. Fermiamoci un pochino sul risorto. Io devo dire di aver avuto proprio un privilegio. Qui all'Aquila, presso l'Università della Preghiera, venne da noi il Cardinale Martini e fece una bellissima catechesi sul risorto, che non dimenticherò mai. Ora vediamo di esprimere qualche idea sul risorto. E che cosa vuol dire risorto? Gesù risorge dalla morte, dalla morte nostra. Noi in Cristo diventiamo dei risorti se abbiamo veramente fede. Per cui tutta la vita nostra è un continuo morire e risorgere. Quando noi sparliamo degli altri, li mettiamo in cattiva luce, seminiamo terrore e morte, noi siamo nella morte, perché l'uomo è per la vita. E quando questi ingredienti malefici sono dentro di noi, noi stiamo male, facciamo il male. E allora se abbiamo fede ed imploriamo il Signore ci dice: bene, ora ti faccio attraversare il peccato e ti ridò la pace dell'anima, perché risorgere è pace, è amore, gioia, eccetera. Quando non perdoniamo, noi siamo morti, perché nell'anima conserviamo rancore, odio, desiderio di vendetta e stiamo male, ma veramente male. Male fisicamente, male psicologicamente, male spiritualmente. E nella fragilità noi cerchiamo alleati, gli alleati del male. E il Signore ci dice: no, no, hai sbagliato strada. Io ti perdono, vieni da me, che sarai un risorto. Cioè la speranza tornerà a brulicare dentro di te. E tu ti accorgerai che è bello vivere con l'amore, con la speranza che io, morendo sulla croce, risorgendo, ho dato a te. Quando non sappiamo cosa fare, quale decisione prendere e non abbiamo chiaro il discernimento, risorgere vuol dire: grazie Signore per avermi dato una risposta, quella giusta. E allora tutto questo mondo di incertezze dentro di noi trova la giusta risposta. È il discernimento vero, il discernimento che viene dalla parola del Signore. E risorgiamo. Poi, nella nostra fragilità, ricadiamo in mille peccati, in mille tentazioni, in mille stati d'animo, in mille emozioni avvilenti, in mille propositi, ci allontaniamo dalla verità. Ci accorgiamo poi che, abbandonando la strada maestra e prendendo altre strade, quello del peccato, del tornaconto, del tradimento, dell'amore al denaro, dalla sessualità sfrenata, eccetera, in queste strade si sta male, viaggiamo nel buio. Il Signore ci dice: torna sulla strada maestra, stai accanto a me e viaggerai nella luce. Tutta la nostra vita è così, morire e risorgere. Però dov'è la speranza? Sapere che il Signore non mi chiude la porta in faccia quando io voglio ritornare, la spalanca e mi abbraccia vorticosamente
mostrando il suo volto di gioia perché la sua creatura è ritornata. L'amore vince ogni cosa e Pasqua è la festa dell'amore. Pasqua è la festa della vita, una vita donata a noi gratuitamente grazie all'amore, perché l'amore è il perno di tutta l'esistenza. Dio è amore, diceva un grande teologo, solo l'amore è credibile. E allora non lasciamoci retire dall'odio, dall'egoismo, ma cerchiamo di essere caritatevoli nei confronti di chi? Di quello, di quella? No, di tutti, soprattutto nei confronti di chi sembra che a noi non meriti il nostro amore. Ebbene, sono proprio quelle persone che non meritano che hanno più bisogno di essere amato. Per noi è rabbrividente amare chi ci ha calpestati, amare chi ci ha traditi, però sperimenteremo che questo amore alto ci viene donato dal Signore se noi glielo chiediamo. Pasqua è la vittoria dell'amore, è la vittoria della verità che libera, è la vittoria, diciamo la parola forse più bella, quello che a me piace di più, è la vittoria della libertà, è la vittoria delle catene tagliate, è la vittoria del sole che splende, è la vittoria della gioia di vivere. Signore, aiutaci a capire e a non lasciarci irretire dai beni falsi del mondo che ci lì per lì ci irretiscono, ma che poi trasformano l'anima dell'uomo in un coacervo di legami difficilmente portati ad essere veramente tolti. Grazie Signore per tutto quello che tu hai fatto e che non meritiamo, ma nella fede noi meritiamo tutto perché tu sei l'amore. Donaci la fede, donaci la speranza, donaci la carità. Grazie Signore.